le auto a batteria sono sempre più popolari, così tanto che ormai il numero aumenta a dismisura e orientarsi tra le offerte del mercato è difficile. Ecco allora una guida per mettere a confronto le 10 city car elettriche più popolari del momento. Parlando di auto elettriche, non si può non parlare di Smart, il primo brand ad avere un'intera gamma elettrificata. Il concept però è sempre quello e la lunghezza minima non aumenta nonostante la presenza della batteria elettrica, che garantisce in entrambi i modelli Smart 4 e Smart 4 un'autonomia di circa 155 km per un prezzo poco superiore ai 25.000 euro. Nuova motorizzazione, nuovo sistema di connettività, nuovi ADAS. Per il resto, la Volkswagen e-Up non cambia rispetto al modello tradizionale benzina. La batteria da 32 kWh ha un'autonomia di 260 km e si ricarica in modalità ricarica rapida in poco più di un'ora. Il prezzo sul mercato italiano parte da 23.350 euro. Scelta decisa quella di Seat, che ha deciso di trasformare in modalità solo elettrica la Mi. La Mi elettrica è dunque l'unica Mi attualmente disponibile sul mercato, con batteria a 32 kWh e un'autonomia di 260 km. Interessante la proposta sul mercato italiano, dove la Mi Electric è stata lanciata in sola modalità full optional a un prezzo di 23.250 euro. Così come la cuginetta Seat, anche la Skoda Citigo sostituisce in versione elettrica quella più tradizionale a benzina. Anche qui abbiamo una batteria da 32 kWh per un'autonomia di 260 km e un tempo di ricarica domestica di circa 8 ore. Siamo adesso di fronte a una pioniera della mobilità elettrica, la Peugeot Ion, lanciata nell'ormai lontano 2010. Le prestazioni non sono al top, ma sono testimonianza dell'evoluzione della tecnologia dei motori elettrici. La sua batteria è da 14 kW per un'autonomia di soli 150 km e un prezzo superiore ai 28.000 euro. Veterana, l'ormai ben collaudata BMW i3 sul mercato dal 2013, che in fatto di tecnologia non ha nulla da invidiare alle sorelle maggiori. Il telaio è in alluminio, l'abitacolo in fibra di carbonio e la carrozzeria in resina plastica. La batteria da 42 kWh garantisce un'autonomia di ben 300 km. Le due versioni disponibili sul mercato partono da un prezzo superiore ai 40.000 euro. Più simpatica delle city car, perlomeno nell'aspetto. La Honda E si ispira all'ormai iconica Civic del 72. Il design è sbarazzino e guarda al passato, la tecnologia però è tutta futura. Sulla Honda E infatti sono presenti due display da 12 pollici e al posto degli specchietti retrovisori troviamo delle telecamere. Le batterie da 35 kWh alimentano un motore da 136 cavalli per un prezzo di base di 35.500 euro. Dopo più di 4 milioni di unità vendute in oltre 25 paesi, la Renault Twingo diventa elettrica. Il design però resta lo stesso, quello rinnovato del 2018, con una nuova batteria elettrica che permette un'autonomia di circa 250 km in ciclo WLTP cittadino. Quel che basta, insomma, per star tranquilli anche più di 3 giorni nella mobilità quotidiana in città. L'arrivo sul mercato è ancora incerto, così come il prezzo. Quel che si sa è che potrebbe essere venduta con caricatore di serie che permetterà una ricarica completa in poco meno di un'ora. La Mini Cooper
è un'icona, non cambia mai, piuttosto si rinnova. Lo fa anche adesso passando alla motorizzazione elettrica con una batteria da 32 kWh che garantisce un'autonomia di circa 250 km. Al suo arrivo sul mercato, la Mini Cooper sarà venduta corredata di wallbox per un prezzo poco superiore ai 30.000 euro. Terminiamo il nostro elenco, non ce ne vogliano le altre, con la City Car elettrica più attesa dal mercato, l'italianissima e ormai amatissima Fiat 500. Che arriverà con una batteria da 42 kWh per un'autonomia di oltre 300 km. Il prezzo di lancio sarà inferiore ai 40.000 euro, ma in futuro arriveranno allestimenti più economici. Questo era il confronto tra le 10 city car elettriche più popolari del momento. Continuate a seguirci su fleetmagazine.com e sui nostri canali social.